Siamo arrivati finalmente all'ultimo video che vede come protagonista la nostra E454. Nelle operazioni che andremo a fare oggi, andremo a creare dei sostegni per il portagancio, in quanto di fabbrica presenta delle criticità strutturali che in un impiego intensivo provocherebbero la rottura dello stesso. Nella seconda parte del video, invece, cercheremo di studiare un circuito per controllare un relè che andrà, a seconda delle necessità, ad azionare o meno un gancio conduttore di corrente. La parte che si occupa del gancio e del portagancio è formata da due parti. È formata infatti A dal gancio, più da una parte verticale che si sfila così, molto semplicemente. La si può sfilare e comodamente si può quindi rimuovere. Dovrebbe potersi rimuovere senza difficoltà il gancio, che è messo piuttosto bene. Sopra questa parte è protetta da questa parte di plastica che basterà sfilare per avere accesso alla struttura. La struttura poi è attaccata qua sotto e dovrebbe essere discretamente facile, se io capisco come si fa. Oh, ok, riuscire a rimuoverla. Allora, la prima parte è questa qui della molla, che non dobbiamo toccare perché se si va persa siamo fregati. L'altra parte del gancio è questa qua. No, che forma questa L? Qual è il problema? Come potete vedere, è molto delicata, si può smontare e rompere facilmente. Il mio intento quindi sarebbe quello di adattare un pezzo di questa lamina e fare di fatto un invito a L così, su cui il nostro gancio andrà a piazzarsi. Sarà poi incollato, tra virgolette, alle due estremità e fungerà un supporto ulteriore a questa parte di plastica per evitare che nei movimenti di aggancio un movimento così possa danneggiare il sistema. Da così, ossia il pezzo che vi ho fatto vedere prima, cui ho abbassato questo contatto centrale, tramite una mola ho ricavato questa L, questa piccola L qui, che andrà ad apporsi esattamente qua sul lato. Ne farò due, adesso ne manca ancora una. Andranno a posizionarsi esattamente qua, come supporto aggiuntivo. Sicuramente, se il problema fosse stato pensato e risolto in fabbrica, noi modellisti avremmo avuto la vita più facile. Però questa è comunque una soluzione a basso costo che può aiutarci. Adesso, come detto nell'introduzione, penseremo a come collegare un relè al nostro decoder e a copilotarlo. Come ho detto in un video apposta, il link lo trovate in descrizione se volete farvi una carrellata di termini tecnici, le uscite AUX 5 e 6 sono non amplificate. Questo vorrà dire che per riuscire a pilotare un relè che di fatto consuma pochissimo, sia circa 10 mA, dovremmo andare a inserire fra il relè, la terra del decoder, un componente denominato un transistor. Questo transistor sarà collegato da una parte almeno del relè, dall'altra parte alla GND direttamente dal decoder. Il terzo pin sarà la nostra AUX5. Fra l'AUX5 e questo transistor verrà inserita una resistenza da 100 ohm. Attenzione, il valore della resistenza non è 100 ohm, come detto precedentemente, ma 1 kΩ. Per calcolare questo valore ci sarà una formula che vi metterò in descrizione, così se mai ne aveste bisogno, e speriamo che questi calcoli siano giusti e vediamo qual è il risultato che andremo ad ottenere. Per risparmiare spazio, il relè lo andremo a posizionare direttamente in uno dei pezzi di plastica già presenti nella locomotiva, previa però una piccola fresatura per permettere a quest'ultimo di entrare senza opporre particolare resistenza. A questo punto andremo poi a saldare un filo direttamente al socket del decoder. Ne basterà solo uno perché per il più e per il GND li andremo a intercettare sulla scheda logica della locomotiva. Dato che la posizione in cui andrà a inserirsi il relè è esattamente sopra al timone di allontanamento, l'operazione da fare in questo momento sarà di andare a inserire il timone di allontanamento nella sua rispettiva sede, controllando che funzioni correttamente e abbia gioco sufficiente. Poi andrà montato sopra il pezzo di plastica su cui andremo a inserire il relè.
questo punto andremo a saldare un filo direttamente al gancio conduttore e l'altro lo andremo a saldare su una piastrina relativa alla rotaia di destra. La rotaia di destra è collegata direttamente al pattino e quindi il gancio conduttore, una volta che il relè sarà attivato, sarà collegato direttamente al pattino. Una cosa che ho imparato dal lavoro svolto sulla V-Trans è che a volte questo tipo di sistema può avere dei problemi con gli sfarfallamenti della tensione. Per compensare basterà inserire un piccolissimo condensatore da 56 microfarad e ciò permetterà una stabilità nettamente maggiore. La prima cosa che andremo a fare sarà saldare un filo nero direttamente al GND del decoder. Questo perché, come ho detto in un video apposta, per gestire le aux non amplificate bisognerà interporre uno speciale transistor. Per fare questa operazione può essere molto comodo assottigliare il più possibile il filo e poi farlo passare da sotto nell'apposito foro in cui si vorrà andare a saldare. Così facendo sarà già lì e poi basterà soltanto fargli la saldatura sopra. Analoga operazione sarà poi da fare anche per un filo rosso che collegheremo direttamente a una delle piste del common e ci servirà per portare alimentazione al nostro relè. Una volta saldati i fili ci resta che collegare i vari poli dell'alimentazione al nostro relè. Come avevo detto, per utilizzare queste uscite bisognerà ricorrere a un transistor. In questo caso io utilizzerò un transistor BC547 che andremo a collegare secondo uno schema presente nei datasheet. Guardando con la parte piatta rivolta verso l'alto avremo in successione i pin 1, 2 e 3. Il pin 1, il collettore, andrà collegato al meno del nostro relè. Il pin 2, ossia la base, andrà collegato previo l'inserimento di una resistenza da 100 ohm. Attenzione, il valore della resistenza non è 100 ohm come detto precedentemente, ma 1 kilo ohm. Un valore sottodimensionato della resistenza può portare alla distruzione del transistor. Alla nostra AUX 5 e il pin 3 andrà collegato al nostro GND. Abbiamo portato il filo nero che avevamo prelevato davanti dal GND, adesso lo taglieremo e lo accorceremo per fargli fare questo lavoro. I pin metallici possono essere tagliati e accorciati senza difficoltà. Ricordiamoci solo che, come tutte le cose, una volta che si toglie troppo non si possono rimettere. Nell'operazione che andremo a fare adesso andremo a inserire la nostra resistenza fra l'AUX 5 e il nostro transistor. La resistenza da inserire è da 1 kilo, dimensione calcolata con una formula che andrò a inserire in descrizione. Una volta fatti questi lavori non ci resta che andare ad attivare l'AUX 5 del nostro decoder. Passando sempre dall'interfaccia del programma andiamo su Function Mapping e dovremmo andare a modificare questi valori inserendo come funzione 4 l'AUX 5, quindi spostiamo questi.
Un'altra cosa importante è andare poi nella sezione compatibilità e andare a disattivare la SUSI, perché la SUSI impedisce l'uso delle AUX 5 e 6. Nel nostro caso a noi la SUSI non ci interessa, ma ci serve l'AUX 5 e l'AUX 6. Altri lavori non ce ne sono, quindi la cosa più semplice da fare è andare a inserire il progetto sul nostro decoder. Ok, testiamo il nostro relè controllato, inseriamo subito le varie luci di cabina e attivando il relè si va a illuminare la carrozza posteriore. La carrozza, come avete visto dal video apposito, è una media distanza vestiboli esterni, ha un condensatore incorporato che permette di avere qualche secondo di autonomia quando stacco il relè. Va detto che in realtà questa composizione è errata, perché al vero quando le 454 circolavano le medie distanze avevano tutta un'altra livrea, però rende comunque l'idea del tipo di carrozza che questa locomotiva poteva trainare. Io spero che quest'ultimo video dell'i 454 vi sia interessato e nei prossimi video, come potete immaginare, parleremo della carrozza medie distanze vestiboli esterni della V-Trains.